Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Dovevate distruggerlo. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e portare la vera pace? Giammai. Perdonatemi per questo, mentore, ma la mela vi ha corrotto. E attraverso voi avrebbe corrotto anche noi. Dovevate morire perché potessimo vivere. Accidenti. È davvero finita. Quello stregone è morto. Non era uno stregone. Solo un uomo capace di comandare le illusioni. Hai preparato la pira? Certo, ma... Altair, gli uomini non accetteranno una cosa simile. Me ne occupo io. Accidenti. E pensate che questa cosa qua toccherà anche a Ezio. Dovrà farla per ben 9 volte nel DLC di Assassin's Creed 2, il Falò delle Vanità. Dovrà uccidere tutte le persone che sono state corrotte appunto dalla mela dell'Eden. Riesci a viaggiare? Ce la faccio, sì. Ho chiesto a Malik di portare a Gerusalemme la notizia della morte di Al-Mu'ayl. Tu vuoi recarti ad Acre e fare lo stesso? Ma certo. Ma che succede? Permesso, scusate, permesso, levatevi dalle palle. Wow. Piano piano, ragazzi, stiamo scoprendo l'intera vita di Altair. Era lucida, ma il mio corpo non si muoveva. Possiamo capirti. Non posso credere. La mela dell'Eden. Solo guai ha portato. Cosa è accaduto qui? Il mentore ci ha ingannati. Era corrotto dai Templari. Quali prove hai di ciò? Accompagnami, Abbas, e ti spiegherò. E se troverò le tue risposte inadeguate? Parlerò finché non ti avrò persuaso. Bravo, Altair, diglielo. Oh, Abbas stava sui coglioni anche nel primo Assassin's Creed, eh? Ricordi il manufatto che strappammo a Roberto di Savle sotto il Tempio di Salomone? Quello che tu dovevi recuperare, ma che altri consegnavano? Ah, sì. È uno strumento dei Templari, il frutto dell'Eden. Evoca illusioni e controlla la mente degli uomini. Un'arma micidiale. E tu ritieni che Al-Mu'ayl fosse stregato? Sì. Oggi ha usato la mela per assoggettare Masyaf. L'hai visto con i tuoi occhi? Non lo so che cosa ho visto. Ascolta, la mela è al sicuro nello studio di Al-Mu'ayl. Quando avrò finito qui, ti mostrerò tutto quello che so. Altair! No! Devo assicurarmi che non possa tornare. Ma è contro i nostri usi. Bruciare il corpo di un uomo è proibito. Sacrilegio! Ascoltatemi! Questo corpo potrebbe essere un altro dei fantasmi di Al-Mu'ayl. Devo esserne certo. Menzogne! Per tutta la vita ti sei fatto beffe del nostro credo. Tu pieghi le regole ai tuoi capricci, sminuendo e umiliando coloro che ti circondano. Prendetelo! Non l'hai sentito? Al-Mu'ayl è stregato! Oh! Bastardo! Abbas, vieni qui che ti prendo a pedate nel culo! Oh! 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 Buoni, ragazzi! Calma, no, ragazzi, stiamo calmi, dai. Perché litighiamo tra di noi, per favore, dai, no, aia. Dai, ne faccio tre disarmati giusti e sbaglio quelli dopo, dai, fate i bravi, dai, ragazzi, siamo dalla stessa parte, perché ci mettiamo a litigare? Non passerai. Oh! Che cosa ti avevo detto, Altair? Abbas, fermo! No! Cosa credevi sarebbe successo quando hai ucciso il nostro amato mentore? Tu amavi Al-Mu'ayl meno di chiunque.
Lo incolpavi di tutte le tue sventure, persino del suicidio di tuo padre! Mio padre era un eroe! Non è il momento di discutere del passato. Dobbiamo decidere che cosa fare di quell'arma. Di qualunque cosa sia capace! Non sei degno di avere questo manufatto! Merda! Nessuno lo è! Sta per esplodere. È davvero splendida, non è vero? Fermo, Abbas! Culo a terra! Arriva un'altra esplosione! Aia! Resisti a Bass! Che poi io non lo vorrei salvare, però dai, non siamo bastardi. Oh merda, merda, merda! Aia, aia! Vai, vai Altair, vai, 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 corri, corri, corri Altair! No, mi prende, mi prende! Salta! Merda! Ho sbagliato. Cavolo, cavolo, cavolo. Vai Altair, vai, corri, corri, corri. Sinistra, sinistra. Oh, arriva. No, 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 no. No. No, 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 no. Adesso cado, adesso cado, adesso cado. Ecco, non sono andato avanti neanche di un centimetro. Oh, però non cadevo. No, ma cosa fai? Ma porca puttana Altair, che cazzo stai a fare? Oh, qua Bass ci lascia le penne, eh? Le penne. Non ce la faccio! Oddio! Oh, ce l'ho fatta! Arriva Bass! Che cosa è stato? Sono morti. Perdonami. Io non sapevo. Hai qualcosa da insegnarci e ci condurrai tutti alla rovina. Chi può dirlo? Altair, appena 26enne, è già diventato mentore a capo di un ordine scisso. Come si fa a convivere con una tale responsabilità e con un tale potere?